Schwarzenegger, governatore della California, è diventato governatore dopo che il suo predecessore, non mi ricordo il nome, per uno scandalo finanziario, tramite referendum popolare, è stato mandato a casa. E noi dovremmo avere il diritto, e studiando un po' quello che succede negli altri stati, dove ci sono questi strumenti, c'è più benessere, c'è meno produzione anche legislativa, perché chi fa le leggi sa che se fa qualcosa che ai cittadini non piace, quel qualcosa viene subito cancellato e allora non c'è più possibilità. Ecco, queste sono le cose che dobbiamo sicuramente batterci quando siamo in Europa. Ecco, l'Europa poi diciamo che è lontana. Io sto guardando adesso, e questa è un po' la mia materia, e ho analizzato bene tutti i parametri e i numeri, proprio che ci danno indicazione dello stato e dell'economia. È da due o tre anni che lo dico, e quello che sta avvenendo, tutto quello che pensavo 3 anni fa, noi stiamo seguendo esattamente quello che sta succedendo in Grecia con 2 o 3 anni di ritardo. E gli ultimi dati del PIL, che danno meno 0,5, ci indica ancora che siamo ancora in recessione, e non neanche in stagnazione, ancora in recessione, e andiamo sempre ancora più giù. Cosa succede? Noi andiamo, l'economia va male, e i nostri politici cosa fanno? Tagliano le spese, ma non tagliano negli sprechi, nei privilegi, e quello lo vediamo tutti. Ogni settimana ci sono 10 milioni in meno alla sanità, 2 milioni in meno all'istruzione, e siamo come le rane in un pentolone di acqua fredda. Viene scaldata l'acqua, l'acqua si riscalda man mano, le rane non si accorgono, e quando l'acqua bolle muoiono tutte di un colpo. È quello che sta succedendo a noi. E sarà sempre peggio se il Fiscal Compact, trattato governativo, perciò non sono stati coinvolti i cittadini, che ci obbligherà dal 2015 a rientrare del nostro debito con 50 miliardi di euro all'anno. 50 miliardi di euro all'anno. Quanto ce l'hanno menata con i 4 miliardi per l'IMU sulla prima casa, non trovavano le risorse? Per 4 miliardi, provate a pensare, 50 miliardi. Dove andremo a finire? Questo dal 2015. 50 miliardi, tagli, anche qui, sempre, sanità. Sicuramente non le maxi pensioni, perché loro hanno presentato una mozione in Parlamento e PD, ad esempio, che diceva che bisognava eliminarle, ha votato contro. Queste tutte le cose, poi Luigi mi dirà meglio, magari l'argomento più suo, tutte le cose che dicevano in campagna elettorale i partiti, al momento del voto hanno votato all'opposto, perché loro hanno provato a fare delle mozioni includendo quelle cose che volevano gli altri partiti, e gli stessi partiti votavano contro. Questo